Sio dal tuo Magiaro. È assolutamente estraneo alla cultura ungherese che degli sportivi di una nazionale si inginocchino sul campo da gioco. L'usanza è stata introdotta dai paesi ex schiavisti che devono risolvere i loro problemi. Noi, dalla nostra squadra, aspettiamo che si faccia valere e che rimanga in piedi. Così ha dichiarato il primo ministro ungherese Orban Viktor. Martedì a Budapest i giocatori della squadra di calcio irlandese si sono inginocchiati prima dell'inizio dell'incontro. Se vuoi rimanere aggiornato attraverso un'informazione non allineata, sostieni il canale anche mensilmente come Roberto ed Elena, che ringrazio, attraverso i metodi indicati in descrizione, condividendo il video con un mi piace e dicendo la tua nei commenti. I giocatori della nazionale di calcio magiara sono rimasti in piedi, indicando la scritta rispetto sul braccio sinistro, prima che l'arbitro fischiasse l'inizio dell'incontro. Questo gesto, al fine di richiamare l'attenzione sui capisaldi della FIFA, ovvero uguaglianza sul campo e condanna alla violenza di ogni tipo. Gli 11 dell'Irlanda si sono inginocchiati, seguendo il gesto tipico di chi simpatizza con il movimento politico americano BLM, le vite nere contano. Inginocchiarsi è diventata una moda, propagandata da molti sportivi anche in Europa. In realtà la protesta era nata sulla scia della morte dell'afroamericano George Floyd in America e contro la violenza della polizia da movimenti di sinistra. Presto le proteste si sono trasformate in scontri violenti contro il colonialismo, in vandalismo contro figure cristiane e statue di figure storiche occidentali. A favore dell'inginocchiamento martedì anche gli 11 irlandesi. La reazione dei tifosi magiari allo stadio non si è fatta attendere. Hanno espresso la loro disapprovazione fischiando molto rumorosamente. Al contrario, c'è stato apprezzamento, dimostrato da un lungo applauso, per il gesto della loro squadra, rimasta in piedi. Il comportamento della tifoseria ungherese è stato criticato da parte della stampa irlandese e dai giocatori irlandesi stessi nel dopo partita. Quanto siete rimasti delusi dalla reazione dei tifosi ungheresi? Questa è stata una delle domande poste da un giornalista a uno degli attaccanti irlandesi. La risposta di un altro giocatore della nazionale. Ognuno ha il diritto ad avere la propria opinione, ma crediamo di essere noi nel giusto. Il capitano irlandese ha definito senza senso il fatto che il pubblico del Susan Stadium ci abbia fischiato per esserci inginocchiati. Se sei ospite di una nazione, rispetta la sua cultura e non provocare la gente del posto. Gli ungheresi considerano senza senso inginocchiarsi, dunque l'averlo fatto è da intendersi come una provocazione. Questa è stata la reazione del premier ungherese Orban alle domande dei giornalisti sulla questione, giovedì scorso. L'ungherese si inginocchia di fronte a Dio, alla patria e se vuole quando chiede la mano alla sua amata. Queste sono le sole tre occasioni. Il resto è estraneo alla nostra cultura, non ci appartiene. Orban ha ricordato come l'inginocchiarsi sia un gesto nato in paesi con un passato schiavista. L'Ungheria non c'entra, non è mai stata una nazione colonialista o schiavista. Il fatto che i discendenti degli schiavisti e degli schiavizzati vivano insieme rappresenta un motivo di tensione sociale e culturale, un importante fardello morale. Questo peso devono essere le singole nazioni coinvolte a sopportarlo. Non possiamo aiutarli noi ungheresi a risolvere i problemi del loro passato, noi che abbiamo una storia diversa. Loro possono anche trascinare il problema sul campo da calcio, ma questo non li libererà dal loro peso. Devono essere loro a risolvere il problema all'interno della loro società e cultura. Orban, postando su Facebook un video con tifosi e giocatori magiari, ha scritto: «La nazione dagli sportivi ungheresi si aspetta non che si inginocchino, ma che si facciano valere e che rimangano in piedi fino alla fine». Grazie per aver visto il video, viva l'Italia, Hoyra Magyarország!